Ciao, sono Patrizia Galeotti, amante del verde in casa e fuori casa. Oggi vi parlerò dei metodi di concimazione naturale più due trucchetti antiparassitari. Quindi vediamo subito quali sono i concimi che io utilizzo naturali. Ci tengo a sottolineare però, ragazzi, che io uso anche concimi chimici, uso fosforo, azoto, potassio, i concimi bilanciati 20-20-20 per le orchidee o 30-10-20, insomma dipende dai periodi, anche per altre piante. Uso ovviamente biostimolanti, non uso soltanto concimi naturali. Questi vengono tramandati dalla cultura, diciamo, dei miei antenati e anche dagli antenati delle mie amiche. Per prima cosa vi vorrei parlare dei fondi di caffè, sono utilissimi per concimare, contengono tantissimi microelementi. Due caratteristiche fondamentali: non importa che sia caffè normale o decaffeinato, poco importa, tanto qui caffeina non ce n'è più perché l'acqua bollente che ha attraversato la nostra cialda si è portata via la caffeina, quella che rimane talmente poca che non inficia sulla salute delle nostre piante. Contiene però tantissimi microelementi, dovete però attenervi a due regole: rispettare le dosi consigliate, che adesso vi dirò, e far asciugare benissimo il prodotto. Il prodotto deve essere asciutto, molto 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 asciutto. Come fare? Io semplicemente alla fine delle cotture in forno, quando faccio i biscotti oppure quando cuocio le verdure, spengo il forno, metto la carta apposita, quella oleata, ci appoggio sopra il caffè e lo stendo bene e lo faccio asciugare, per evitare appunto che si formino muffe. L'altro consiglio è sulle dosi. Io uso un cucchiaio per i vasi molto grandi, mezzo cucchiaio per i vasi piccoli, perché vi consiglio di non usarne in eccesso e perché il caffè, i fondi di caffè tendono a fare una patina che non fa poi passare l'acqua, quindi diventa idrorepellente. Quindi cosa faccio? Ne metto un cucchiaio o una forchettata e praticamente con la forchetta lo mescolo al primo strato sopra della terra, in modo tale che non ci sia soltanto caffè. Oppure potete aggiungere qualche sassolino, un po' di sabbia, un pochino di paglia, però nei vasi delle piante la paglia non è proprio bellissima da vedere. Se invece usate nell'orto o nel giardino, allora sì, potete aggiungerlo a un po' di pacciamatura naturale come paglia. Potete metterlo anche nella compostiera o nel vermicompost se ce l'avete. Io no, ma è il mio sogno, a dire il vero, ma ho il giardino troppo piccolo. I caffè sono utilissimi per la lotta alle formiche, quindi se avete problemi di formiche, di animali in giardino, talpe, topi, topini di campagna, questi sono molto utili, sono repellenti. Se avete invece in casa animali un po' curiosi, ecco, potete metterlo sui vasi affinché non vadano a grattare la terra delle piante. Parlo di gatti e cani, ovviamente, di piccole dimensioni. Non fa bene alla salute dei vostri animali, quindi fate molta attenzione, ma difficilmente si avvicinano. Io ho i gatti qui con me, qui c'è Amedeo, e il vaso è aperto e lui c'è stato veramente molto lontano, quindi gli animali hanno un sesto senso naturale che li tiene lontano dai pericoli. E questo è il primo. Il secondo di cui vi voglio parlare è il mio adorato aceto di vino bianco. Mi raccomando, aceto di vino bianco, non aceto di vino rosso, non aceto di mele, aceto di vino bianco. Spero di averlo detto abbastanza. L'aceto è un ottimo concime. L'ho scoperto 4-5 anni fa a casa di una mia amica, perché la nonna concimava con l'aceto e io sono andata subito a informarmi. Vi do subito le dosi, anche se poi ve le lascio scritte qui. 1 litro di acqua, un cucchiaio da minestra di aceto. Quindi 2 cucchiai, 2 litri, 3 cucchiai, 3 litri, 4 cucchiai, 4 litri, eccetera, eccetera, eccetera. Io quando concimo le piante del giardino ho l'innaffiatoio da 10 litri, riempio, metto 10 cucchiai, mescolo e utilizzo. Mi raccomando, concimate sempre le piante a terra bagnata, questo non mi scorderò mai di dirlo. E mentre per i fondi di caffè, ecco, questo non ve l'ho detto, potete metterli sopra e poi innaffiare e le proprietà verranno disciolte nell'acqua. Questo era il secondo metodo naturale che io adoro. È utilissimo per sciogliere anche un po' di calcare nell'acqua. Ovviamente se avete l'acqua un po' dura, questo di sicuro pulisce, diciamo tra virgolette, passatemi il termine,
e i vostri vasi. Quanto ne do? Ne do più o meno un bicchiere a vaso, sempre vasi di 20 centimetri, mezzo bicchiere nei vasi più piccoli. Sinceramente io ormai vado un po' a occhio, quindi prima bagno bene il terreno e poi concimo con l'aceto. Non do mai però due o tre concimi insieme. Alterno quasi sempre una concimazione naturale a una concimazione chimica. Lo potete usare su qualsiasi pianta, come i fondi di caffè, lo do alle orchidee, lo do al pothos, all'occasia, lo do praticamente a tutte le piante. Rose, roselline, camellie, ortensie, calle, questo è l'elenco delle piante che ho in giardino, tulipani, narcisi, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho mai avuto problemi e una cosa che però ho riscontrato molto positiva di questa concimazione è che crescono le foglie nuove a una velocità straordinaria. Bene, questo era il secondo rimedio. Il terzo rimedio è l'acqua con i chiodi. Prendete semplicemente una bottiglia da 1 litro, 1,5 litri, potete usare anche quelli di plastica, la riempite di acqua, inserite all'interno 5-6 chiodi di ferro perché devono rilasciare il ferro nell'acqua. Quando l'acqua avrà cambiato colore, come avete visto nelle reel, allora è pronta per essere utilizzata. Sinceramente la uso un paio di volte l'anno in giardino, nelle ortensie, per intensificare il colore dei fiori. Nei fiori di casa, sinceramente, tipo in balcone, così non lo uso tantissimo, lo uso più che altro in giardino. Però si può dare a tutte le piante che hanno bisogno o carenza di ferro. Come riconosco se la pianta ha carenza di ferro? Semplicemente perché la nervatura, della foglia, dall'interno della nervatura, tenderà ad assumere un colore molto chiaro, quasi bianco, che si estenderà alla foglia intera. Quindi se il bianco o il giallo parte dall'interno della nervatura della vostra foglia, probabilmente è una carenza di ferro. Potete sopperirvi con un concime chimico o semplicemente con questo metodo naturale. Poi vi avevo detto che per farmi perdonare vi avrei dato altre 2/3 indicazioni. Vi volevo parlare per primo di quel rimedio che io utilizzo di più in assoluto, che sono praticamente l'utilizzo del sapone molle e dell'olio di neem o neem. Questo è Amor Verde, io mi trovo molto bene, non mi paga nessuno per fare pubblicità, ma sono due prodotti molto buoni. Li ho trovati nel mio consorzio agrario di fiducia, quindi molto 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 validi. Vanno però mischiati insieme. Adesso vi scriverò anche la ricetta qui. Dovete prendere mezzo litro di acqua. Io ho lo spruzzino di recupero, come faccio sempre, che è già mezzo litro, quindi utilizzo questo di solito. 5 millilitri di olio di neem o 5 grammi, quando le quantità sono così piccole va bene lo stesso, e 2 grammi di sapone molle. Si mette il sapone molle, i 2 grammi nell'acqua, dopodiché si aggiunge l'olio di neem. L'olio di neem è un olio, quindi non si scioglie in acqua. Se non mettete il sapone molle, non vi viene il mix. Tante volte vedo persone che mi dicono: però l'olio di neem fa danni. Sì, perché lo mettono nell'acqua e lo spruzzano sulle foglie. L'olio tappa gli stomi delle foglie e le piante vanno in sofferenza. Questo sì, quindi fate molta attenzione a non usarlo da solo. Ma miscelati in questo modo dentro lo spruzzino agitato e poi utilizzato sulle piante per moscerini, cocciniglia, cocciniglia cotonosa. La cocciniglia a scudetto, sinceramente, per fortuna non l'ho mai avuta nelle piante e questo non l'ho mai provato. Però sulla cotonosa un'applicazione e non è più tornata. Lo potete usare su tutti gli afidi delle rose, come antiparassitario lo uso sulle ortensie. Purtroppo non fa niente contro le limacce perché l'anno scorso ho avuto un'infestazione, ci ho provato, ma le limacce sono una cosa terrificante. Le limacce le tenete lontane con i fondi di caffè. Il sapone molle in realtà so che si può sostituire col sapone di Marsiglia sciolto in acqua, ma sinceramente non vi so dire le dosi. Il sapone di Marsiglia invece da solo sciolto nell'acqua, anche quello è un concime naturale, un antiparassitario che potete usare. Però io so che con l'olio di neem, per esperienza personale aggiunto, è molto molto più rapido e molto più veloce e soprattutto il beneficio si vede immediatamente. Vi creerò anche un video su un trattamento che ho fatto il mese scorso, sempre con sapone molle e olio di neem per i vermi nei vasi, perché ho trovato dei vermi. Vermetti rossi mille piedi,
di cui non so il nome, ma per fortuna sono riuscita a debellarli. E questo era il primo rimedio naturale antiparassitario. Il secondo rimedio che io uso con parsimonia, non perché non funziona, ma perché ha un odore che non è proprio il mio preferito, è un mix di aglio e peperoncino. Lo utilizzo quando ho dei problemi sui gerani con la farfallina del geranio. Purtroppo la farfallina del geranio prima era soltanto nei mesi caldi estivi, adesso invece ce la stiamo portando dalla primavera fino all'autunno. Quindi ecco, quella potrebbe fare molti danni. Ed è un mix frullato di aglio e peperoncino. Vi lascio sempre qui la ricetta. E dovete semplicemente fare questa cosa: prendete 3-4 spicchi d'aglio, 2-3 peperoncini, dipende dalla dimensione, se sono quelli molto piccoli anche 4, se sono quelli grandi come io anche 1 è sufficiente, quindi regolatevi un po' a occhio, poco importa. Nel mix li frullate con 1 litro di acqua, dopodiché imbottigliate senza filtrare in una bottiglia in un luogo buio e fresco, mi raccomando soprattutto per il fresco, 4 giorni, fatelo in un posto dove non ci siano temperature alte, perché il peperoncino e l'aglio fermentano, quindi rischiate che quando aprite la bottiglia faccia il botto e non è proprio gradevole. Però la tenete tappata in un luogo fresco e buio e non succede nulla per 4 giorni, dopodiché filtrate molto bene con un colino, io utilizzo anche una garzina di cotone, filtrate, mettete nello spruzzino e spruzzate. Vi può diventare verde o rosso a seconda del colore del peperoncino, non c'è nulla di strano o di male, funziona ugualmente. È un mix che potete usare tutto l'anno, se vi rimane del prodotto non c'è problema perché non va male, perché è filtrato, quindi quella è soltanto acqua. L'odore non è dei più gradevoli, quindi vi consiglio di farlo su piante all'aperto in giardino o sul balcone di casa. E un altro rimedio che io non ho ancora utilizzato, che però mi hanno detto che è molto valido, e l'ho visto usare sempre in Puglia dalla nonna della mia amica, è il decotto di camomilla. È un antimicotico, un antifungo ed è molto 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 utile, dice lei. Ora vi metto la ricetta e ve la spiego. Vi occorreranno 500 ml di acqua, mezzo litro di acqua, 2 bustine di camomilla più mezzo litro di acqua fredda. Mettete in un pentolino la camomilla e l'acqua fredda. Portate a bollore sul fuoco, lasciate bollire 2 o 3 minuti, dopodiché spegnete il fuoco, filtrate l'acqua dalla camomilla, mi raccomando schiacciate bene la camomilla nel colino in modo tale che perda proprio tutte le proprietà e le rilasci nell'acqua, dopodiché aggiungete l'acqua fredda all'acqua calda della camomilla. Dovete semplicemente diluirla con un altro mezzo litro di acqua. Utilizzatelo subito, questo è un rimedio che non potete conservare. Quella che vi avanza la dovete buttare perché perde le proprietà molto velocemente. Questo rimedio è un acceleratore della crescita. Su questo non ho dati personali, ma vedo le piante della nonna della mia amica che sono fantastiche. E soprattutto è un fungicida, quindi è un antimicotico. Potete utilizzarlo se vedete qualche muffa sulle foglie. Va sempre messa nello spruzzino e spruzzata sulle piante. Non usatela per concimare. Ecco, l'unica cosa che mi ha detto la nonna di Emma è stata non utilizzarla come acqua di irrigazione, perché non fa male ma non serve assolutamente niente. Va semplicemente spruzzata sulle foglie. Bene, spero che questi 5/6 rimedi naturali vi siano piaciuti, spero che li proviate e nel caso mi scriviate nei commenti com'è andata, potete farlo anche sulla mia pagina Instagram Piccole Verdi Gioie. Sono rimedi che io, come vi ho detto all'inizio, utilizzo in concomitanza, alternati ai concimi chimici. Cosa dire, i risultati si vedono, io sono molto soddisfatta e il mio desiderio è condividere con voi la mia conoscenza per aiutarvi nella cura delle vostre piante. Per qualsiasi cosa potete scrivermi su Messenger, se volete aiutarmi e sostenermi cliccate con un pollice all'insù, se non vi volete perdere i prossimi video iscrivetevi cliccando su iscriviti o sulla campanella. E che dire,
Un bacione, per oggi è tutto e buona coltivazione con le vostre piante. Dalla Patti un saluto.